Salve a tutti, io sono DeLong Gamer e benvenuti su Kona. Prendete le ambientazioni gelide di DeLong Dark, aggiungete un pizzico di componenti survival, condite il tutto con una salsa a base di thriller e di elementi soprannaturali e otterrete per l'appunto Kona. Ma mi raccomando, vestitevi bene anche se il gelo, in fin dei conti, non sarà la nostra unica preoccupazione. Buona visione. Ok, e finalmente muoviamo i primi passi all'interno di Kona che, graficamente non mi dispiace. Allora, vediamo un po'. Allora, premendo ESC, vedete che in alto a sinistra abbiamo la barra di vita, temperatura, stress, quindi deduco la fatica, e il peso trasportabile, ok. Ci sarà giustamente un crafting. Questo gioco è molto interessante da questo punto di vista. Allora, vediamo di recuperare quanti più oggetti possibili. Posso fare io il commentary? Madonna, c'ho la voce fuori campo che mi ruba il lavoro, maledetta voce fuori campo. Ok, grazie. Posso parlare io? Guardate, se ci diamo il cambio magari... Allora, vediamo di recuperare la macchina fotografica, abbiamo la cartina, anche perché l'intera mappa, se ho capito bene, è interamente esplorabile già da subito. Il gioco è in accesso anticipato, ma verrà rilasciato nei prossimi giorni. Il problema di questo gioco... Vuole parlare lei? Parlo io? Grazie. È che è abbastanza fetente, credo sia anche un attimino piuttosto di The Long Dark. Abbiamo per fortuna dei checkpoint, ma... Il gioco salva normalmente solo quando abbiamo una fonte di calore. Carl, tu mi guardi tutti i cestini così. Ma che bello, Carl, mi sei anche un attimino barbone. Ma vabbè, sono gli anni 70, era anche normale. Ok, siamo con Carl, il nostro protagonista, che è un detective, che è stato chiamato quindi ad investigare su cose che ancora non sappiamo. Questo gioco ha una forte componente anche soprannaturale, quindi penso che ne vedremo delle belle. Carl, che dici? No, Carl, guido io? Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Ah, ok. Posso parlare? Grazie, dicevo. Allora, il buon uomo ci dice che c'è una barriera, non ci si aspettava che fosse chiusa, anche perché questo è l'accesso alla città, perché diavolo è chiuso con tanto di lucchetto. Ok, dobbiamo cercare un cavolo di tronchese, 100 euro che è in cima alla torre lì. Quindi siamo qua nel nord del Canada e da quello che ho visto sarà tipo alla The Long Dark, ma molto bastardo. Questo è anche un attimino la grafica un po' più seria, essendo in Unreal Engine. E buongiorno, cassa con... Ma guarda un po', delle tronchesi non me lo sarei mai aspettato. E cos'è, un medikit? E il medikit lo prendo molto volentieri. Quindi stiamo andando al lago Atamipec. Madonna, che nome molto indiano. Non è che ci sono cose... Madonna, non so cosa ci sarà da attendermi. Ok. Sì, magari che lei è un po'... Madonna santa, se si potesse togliere la voce narrante. Anche perché, da quello che ho capito, il nostro protagonista sarà muto e ci sarà quest'uomo che parlerà per noi. 100 euro che dirà qualcosa appena saremo in macchina. E aspettate, arriva. Eccolo qua. Ok, no, parlava solamente della casa, perché siamo stati invitati dal riccone del luogo, a quanto pare. Piano Carl, piano, che devo guidare io. E per indagare su qualcosa che scopriremo molto presto. Ma mi aspettavo ci fosse la neve. Infatti vedere, vedo che là davanti comunque c'è un biancume, quindi. Certo che è strano però che ci fosse il posto di bloccoli. Come a tenere noi, qualcun altro dentro o noi fuori? I dubbi. Ah, però che giornatina tranquilla, anche se credo che la situazione si complicherà molto in fretta. Mi pare che si stiano appannando i vetri. Oh, ecco la neve. Ecco la neve. Minchia, era sereno fino a 2 minuti fa. Madonna, la visibilità sta peggiorando molto in fretta. Carl, c'è il manto ghiacciato. C'è il manto stradale ghiacciato e non vedo un cazzo. Porca di quella non vedo niente. Oddio, non vedo proprio un cazzo di niente. Ok, speriamo non sopraggiunga nessuna macchina, perché sennò saremo nella merda più totale. Non vedo veramente neanche dove è la strada. Ok, a quanto pare siamo veramente gli unici sulla strada. Chi è che si mette in viaggio con un cazzo di tempo del genere? Madonna, ma è cambiato rispetto a prima in maniera incredibile il tempo. Wow, Cristo santissimo! Dove cazzo andava il tipo? Mica se fossi stato un po' più a sinistra me lo prendevo in pieno sulle gengive. E non vedo niente. Non vedo assolutamente niente. Ma possiamo tirare fuori la cartina, Carl? No, Carl, stiamo... Ah, siamo ancora lungo la strada, perfetto, grazie Carl. Perciò avere la cartina è di una comodità infinita, conoscendo il fatto che su The Long Dark non sai dove minchia stai andando mai. Ecco, quella è una cosa un po' stupida, che la nostra protagonista di The Long Dark non abbia trovato una crisbio di cartina in nessuna casa. Mi sembra abbastanza irrealistico. Non pretendo che il gioco ti indichi che in punto ti trovi e oh mio Dio, il tempo sta peggiorando. 100 euro che finiamo fuori strada, C'ho sta bruttissima sensazione, madò. È più angosciante di The Long Dark. Aspetta un secondo. Sì, no, ok. Allora, il buon uomo mi ha detto che stiamo finendo la benzina. E ok, spero che non sia una costante nel gioco. Ho visto una cassetta postale. Vediamo se riesco a raggiungere l'eventuale casa. Sono curioso. Anche perché, come detto, la mappa è totalmente esplorabile fin dall'inizio. E diamo un po' se ho beccato la casa di qualcuno. Andiamo contro la trama del gioco. E sì,
Ho beccato la casa di qualcuno, in effetti. Ma c'ho paura a uscire però con sto tempaccio. Vabbè, arrischiamoci. No. Bastardo di gioco. Ha detto che Carl, essendo un uomo con un passato militare, teneva molto alla puntualità. Quindi non si sarebbe mai... non avrebbe mai perso tempo a fare altre cose. Ma che bastardo gioco. Io speravo... vabbè, non importa. Però sappiamo che c'è una casa. Mi domando se lui la segni sulla mappa. In teoria, mano a mano che noi scopriamo e vediamo cose, tipo magari con binocoli o altro, non lo so, lui ce le dovrebbe segnare sulla mappa. Il problema è che dobbiamo trovare un negozio tipo questo. Ah, anche perché c'è l'albero caduto, evviva. Ok, piano piano Carl, vediamo di parcheggiare vicino al negozio e riforniamoci di benza. Ok. Buongiorno Carl, come andiamo? Ok. Dobbiamo andare dentro a chiedere al negoziante. Ok, buongiorno Carl, apri la... oh, questo non è un buon inizio. Questo decisamente non è un buon inizio. Carla, chiudi la porta che fa già freddino. Ok. Quando entri in un negozio che è già stato tipo svaligiato... è sangue? No, non so se è sangue, ma non ci arrischiamo. Buongiorno, c'è nessuno? No, mi sa che non c'è nessuno. Vabbè. Oh! Minchia! No, no. No, non fatemi ste cose, siate magnanimi. Carla, che facciamo? Svaligiamo il registratore di cassa? Cioè, io mi sono entrato in un negozio svaligiato, salta la luce e penso a svaligiarlo un altro po' anch'io. Ok, questo serve ad attivare le pompe, buono. Ah, ma non c'è corrente, cacchio. Lettera. Ah, il proprietario del negozio è andato dal dottor Dupré. Bobopré, scusate, non Bublé. E quindi, porco cane, non è qui ad accoglierci. Ma che sfiga. Carl, apriamo i cassetti a casa. No, Carl, no, non rispondere al telefono delle genti. Possiamo aprire anche i cassetti? Sì. Abbiamo trovato delle chiavi, ok, probabilmente di un garage, mi sembra di aver detto garage. Carla, ma tu non hai tipo una torcina, qualcosa? No, la macchina fotografica. Sì, possiamo scattare foto con la macchina fotografica. Mi domando che valore abbia nel gioco tutto ciò. Il problema è che, Carl, ciccio, non si vede un cazzo di nulla. Abbiamo la torcia al numero 4. Ok, molto meglio, speriamo non vada a batterie, se no sono cazzi in mani. Vediamo se possiamo prendere cose. Qua sono munizioni. Proiettili. Bene, se mi date anche un'arma, vi ringrazio molto. Ok, cassetti pieni di schifo. Vabbè. Medikit. Mio medikit. Mi piace Carlo, veramente. È entrato nel negozio e lo sta già svaligiando senza un minimo di rispetto. Ma che bravo uomo, eh. E sì che mi fa anche il detective. Aspetta che non mi vengo assalito mentre dico che cretinate. No, sembra che non funzioni. Cos'è che c'è scritto? Magazzino e garage. Ok, allora, il negozio e il garage non possono essere alimentati allo stesso momento, quindi spegniamo il garage, lasciamo acceso invece il negozio, ma non vedo ancora corrente però. No, decisamente non funziona. Ok, probabilmente c'è un generatore da cui dobbiamo mettere un po' di benza dentro. E trovo cose, buongiorno. Ah, Carla, ma tu mi leggi anche la posta degli altri? Abbiamo trovato la candela per un veicolo. Ok, molto pratico. Probabilmente c'era un veicolo da far partire, tipo una... come cavolo si chiama quelli per la neve? Il gatto delle nevi... no, il gatto delle nevi. La slitta lì, come minchia si chiama? Vabbè, avete capito. Qui abbiamo trovato... cos'è? Carbonella. Ok, se dobbiamo accendere un fuoco, molto bene. Non è come la signorina di Delon Dark che mi usava materiali un attimino più fatti in casa. Carl, però io ti do un consiglio. Prendi tutte le cose di cibo, perché abbiamo anche la barra del cibo? No, in verità no. Quindi il buon uomo non dovrebbe soffrirmi di fame e di sete. Ci va anche di culo. Vediamo di qua. Lupino, metta via la torcia, Carl. Carl, dimmi che hai un'arma, qualcosa, un oggetto contundente. Buongiorno. Ok, questa è una formazione di ghiaccio molto strana. Ecco il generatore, ecco il generatore. Ma... ah, probabilmente gli manca la benzina. Sì, gli manca la benzina in una stazione di servizio. Vabbè. Carla, vediamo se troviamo cose nel garage e stiamo attenti ai lupi che è meglio. Qui è per riscaldarci. Come ho detto, le fonti di calore sono i punti di salvataggio nel gioco. Non chiedetemi la logica. Ok, abbiamo aperto il garage, perfetto. Gesù, che ansia sto gioco. Mi fa venire un po' l'ansia alla Delon Dark. Vediamo se troviamo... lo sturaccessi. Se mi salgono i lupi, glielo uso come oggetto contundente. Carla, vediamo se troviamo cose. Abbiamo trovato viti. Un paio di pinze... Carl, cosa mi devi fare? Il MacGyver del Canada, ma santo cielo, veramente. Io spero veramente che la torcia non vada a batterie. Ma possiamo aprirla la portone qua? Perché mi sembra che sia tipo crollato qualcosa. Ok, però qui non ho visto taniche di benzina. Proviamo a rientrare un attimino velocemente al negozio. Carl, veloce! Madò, è angosciante sto posto. Carl, veloce! E adesso che diavolo facciamo noi?
Dubbi. Vediamo se troviamo quella maledetta tanica di benzina. Oh, oppure... Carlo, mi prendi cose? Note in giro. Ok, qualcuno che parlava male di un altro, ovviamente rivalità interna all'interno del villaggio. Però nessuna tanica di benzina. No, dobbiamo trovare il... assolutamente il proprietario del negozio. E se ho capito bene dovrebbe essere alla casa del dottore. Il problema è che la casa del dottore... Carl, mappa. Allora, la casa del dottore in teoria è quella lì che vedete. Eccola là, quella lì, in alto a sinistra. Io spero che sia quella, perché sennò sono cacchi. Non c'è un'altra casa verso il basso. Però mi sembra più facile che sia quella là su, quella del dottore. Il problema è che... Sì, ma ci avventuriamo nel mezzo della tormenta di neve? Carl, tu come stai messo? E insomma, c'ha un po' freddino ed è un po' stressato. Però qui non ci sono giacche o altro, quindi... Ce la facciamo tutta a piedi, Carl. Ok. Ah, le mie corna. Buono. Madonna. È molto più angosciante di The Long Dark. Porco cazzo. Carl, tieni fuori la cartina. Carl, ma... Mezzo quanto te lo potevi anche portare, eh? Aspetta, che c'è scritto. Chemin Le Letrac Village Miner. Boh, vabbè, andiamo di qua. C'ho sempre paura che mi spuntino tipo i lupi. Non abbiamo modo di tagliare? Gesù. L'ambientazione rende molto bene, sarò sincero. Sarò tanto sincero, mi sta facendo un po' di cago ad addentrarmi per questi boschi in mezzo alla neve, madò. Ok, vediamo se riusciamo un attimino a tagliare attraverso la boscaglia. Sperando che non sia una delle mie pessime idee. No, ho trovato un porticciolo. Ok, pessima idea, come ti pareva. Aspetta che non finisco in acqua come un coglione, perché mi sa che il povero Carl poi mi... Perché quel ponte ha un'aria così tanto pericolante? Carl? Non mi dire che quella è l'unica strada. Oh. Carl, tu salti? Bravo Carl che salti, perfetto. Ok, però ha un'aria veramente poco ospitale sto ponte. Se crolla mi incazzo. E siamo ancora un po' distanti dalla casa del dottore. Come siamo a temperatura? Decentemente, ce la possiamo fare. Minchia, il Canada è un posto angosciante. Sì che non mi dispiacerebbe vivere in Canada, se fossi sincero. Posti tranquilli, gente abbastanza cordiale, nessuno che ti rompe le palle. Grandi boschi e via dicendo. Orsi e lupi che ti assaltano all'improvviso, così non ti annoi mai. Dimmi che stiamo andando in direzione giusta, ti prego. Sì, c'è il simbolo del dottore. Perfetto. Siamo quasi arrivati. Ok, perché c'era... Oh. Ah, mi blocca, probabilmente perché siamo in accesso anticipato. Ok. Perfetto, vedo diamo delle scale. Vado, mi stupisco che ancora nulla mi abbia assaltato. Ok. Madonna, sei angosciante sto gioco. Dottore, buongiorno in casa, eh. Guardi, c'ho la nerchia congelata. Porco di quel cacchio. Carl, metti via la cartina. Ciuliamo la legna, Carl. Bravo Carl che mi ciula la legna al dottore. Ma porco cane, oh. Che brutta abitudine. Vediamo un po'. Geniale. Carl. Vediamo se... Possiamo guardare sotto il tappeto per vedere se ci sono le chiavi. Oh, ed è chiuso. Ok, oh, la vista di Carl sta andando a puttane. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. È scritto in francese, che culo. Ho avuto un'emergenza medica in città. Il dottore di lì è malato, tornerò presto. Se muore non potrò tornare e dovrò rimpiazzarlo. Ah, bene, ok. E quindi dove minchia è il nostro... Buongiorno, c'è nessuno? Minchia, è tutto chiuso. Vediamo se la chiave è da qualche parte nascosta. Porco cazzo se fa freddo. Carl, veloce. E giù scotch, come se dovessimo craftare l'esistenza. Bello. Bel riparo. È che non riesco a vedere dentro. Non possiamo sfondare una finestra. Tanto ormai lo stiamo già derubando il povero uomo. Aspetta che magari è qui che sta facendo la cacca. Buongiorno. No, non stava facendo la cacca, però... Ho trovato una lanterna. Ok, la lanterna ci potrebbe essere molto utile. Se in teoria quindi la torcia potrebbe finire le batterie. Carlo, lo so che hai freddo, abbi pazienza. Sta cominciando anche a sputtanarsi la vista. Allora, sei un canadese, dove nascondi le chiavi? Dentro un orso. Ah, no, dentro la dentro la cassetta della posta, ok. Minchia, chiudi. Ok, luce. Ok, temperatura 34%. La vaga impressione è che se scende a zero il buon Carl mi schiatta. Carl, te già che mi apri le armadietti così. Appena arrivato a casa del dottore è già che svaligia. Quando Carl è stressato sarà meno accurato, cioè avrà una mira peggiore e correrà di meno. Bene, Carl, adesso ti faccio scaldare. Un'urna funeraria, che culo. Però mezza luce non c'è qua dentro. No, aspetta, ma il dottore non c'ha veramente mezza luce. Oh, ok. Ok, molto meglio. Però non c'è il nostro buon farmacista qua. Sì, il proprietario del negozio. Il dottore non c'è, quindi noi da buone persone gli svaligiamo la casa. Il nostro commentatore ci dice, insomma, se questo era l'ufficio del medico...
Probabilmente i pazienti sembrava di essere più in una macelleria che nell'ufficio di un dottore. Sì, in effetti. Carla, dai, svaligiamoli tutta a casa. Tanto ormai mi sa che quell'uomo non lo rivedremo più. Madonna, c'è Carl che è veramente stanco. Mi domando se possiamo farlo riposare da qualche parte. Sì, che poi... No, scusa, se ti addormenti qua ti risvegli col dottore che ti fa cose strane sul corpo, me lo sento. Però abbiamo un letto, quindi ci va anche di culo se dobbiamo dormire. Carl, ma tu mi dormi? No. Carl non dorme. È stanco ma non mi dorme. Abbiamo droghe dovunque, perfetto. Carl, tranquillo. Allora, visto che abbiamo una cartellina con i pazienti, possiamo farci i cazzi degli altri, vediamo un po'. Ah, James Bois praticamente dovrebbe essere quello, il proprietario del negozio. Dice che ha sofferto di una grave ipotermia ed era in stato abbastanza difficile, ma ha rifiutato le cure mediche ed è tornato nel villaggio assieme alla sua sorella. Ah, sì, ma no, io non ho trovato nessuno al negozio, però. Dove cacchio è quell'uomo? Non è che c'è tipo un'infezione che sta causando tutta la cittadina? Oh, madonna santa, maledette cittadine. Ok, vediamo se riusciamo a far scaldare il nostro povero Cristo. Sì, ok, abbiamo gli accendino, la legna e la carbonella, perfetto. Ah, oh, riusciamo anche a salvare, molto bene. Ed ecco che la nostra temperatura torna su. Porco cacchio. È veramente tostino sto gioco. Quindi adesso cosa diavolo facciamo? Torniamo direttamente al negozio, perché se qua non c'è il dottore... Wow, cos'è? Bottiglia di vino. Cosa mi fai? Carl, non ti imbriacare che sennò cominci a corrermi nudo per la neve. E niente, a quanto pare il tipo del negozio non c'è. Ciccio, torniamo indietro, che facciamo? Aspetta, ma questa è l'uscita... cos'è? Carl non apre. Ma che rompicoglioni che sei, Carl. E niente, torniamo fuori a sto punto. Cioè, non che l'idea mi piaccia più di tanto, però... Gesù, quanto è inospitale sto posto. Ok, in teoria spero che questo fuoco non si spenga. Ci dovrebbe permettere di fare un piccolo giretto attorno, vedere se troviamo qualcosa e casomai tornare lì e riscaldarci. Certo, se sia una barchetta per tornare indietro non sarebbe male, ma non mi sembra che stiamo trovando... Ah, c'è la barchetta! 100 euro che... Ah, è bucata! Ma guarda un po', non succede mai nei survival. No, no, non abbiamo modo di attraversare il lago per adesso. C'è ancora quella casa là sotto, ma... per adesso non mi arrischierei più di tanto e proverei a tornare al negozio, magari... Quantomeno possiamo innanzitutto renderlo un punto di salvataggio, perché se troviamo della legna abbiamo abbastanza materiali per accendere un fuoco. Io ribadisco perché sto cacchio di cretino non si è vestito un attimino meglio, perché ci saranno quei 20 gradi sotto zero minimo. E questo mi va in giro senza neanche un paio di cacchio di guanti. Ma che cacchio ti dice il cervello? Da quello che ho visto più avanti avremo a che fare molto con i lupi, ci saranno armi da fuoco, ci saranno molti puzzle soprannaturali e via dicendo. Ho un po' paura di questo gioco, anche perché veramente ha quella componente survival alla The Long Dark e il fatto che sì, puoi morire da un momento a quell'altro per una scelta sbagliata. Che poi della serie, se adesso torno al negozio e il proprietario è rientrato per i cazzi suoi, è la volta buona che tiro un porco. No, eccoci qua per fortuna. Madonna, il freddume. Ok, vediamo se possiamo accendere il fuoco, così rendiamo un altro checkpoint qua. Carl, te mi accendi il fuoco? No, ti manca la legna. Ma Carl, sei una chiavica. Come fa a mancarti la legna? Siamo circondati da legna, santo Dio, è il Canada. Vediamo se troviamo della legna in giro. Disse lui circondato dalla legna. Oh, legna, perfetto, aspetta. Ok. Una fonte infinita di legna, perfetto, perfetto. No, perché se no era veramente una puttanata. Vediamo di accendere sto benedetto fuoco. Così anche il buon Carl mi si dovrebbe riscaldare. Ok, perfetto, sta tornando sulla temperatura e Carl mi si sta anche riscaldando. Oh! Che ansia sto gioco! No, il proprietario non è ancora rientrato. Porca di quella porca. Ok, voglio andare a esplorare allora quella casa a sud della nostra cartina, perché sicuramente c'è qualcosa lì. Oh, impronte del lupo, non mi sembra la migliore delle idee quella che sto avendo. Però madonna, sti pezzi di ghiaccio sembrano tanto strani, eh. Cioè, non mi sembra ghiaccio molto normale. Madonna santa, dove cazzo sto andando pure io? Wow, che è quello? Che minchia? Cos'è? Ma, no, aspetta, c'è un uomo dentro! C'è un cacchio di uomo dentro! Carl, facciamogli una foto, ci facciamo i selfie col tipo. Che cacchio! No, vabbè, questa ce la teniamo, via, 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 però, le fughe, Carl. Che cacchio era? Perché c'era un uomo completamente ghiacciato? Cioè, non ha minimamente senso. Ma vabbè, facciamo finta di niente, Carl, noi andiamo avanti. Ok, stanno cominciando le cose un po' strane. Però siamo praticamente qui della casa. Vediamo se riusciamo a trovare un modo. Ah, eccola là sulla casa. Però porco cane, non c'è un minimo di salita. Vediamo se Carl mi sale qua. Bravo Carl, piccola capra montana. Vai, vai, vai. Ok, ok, bravo Carl. Vediamo se troviamo cose. Anche qua sicuramente ci sarà la chiave da recuperare. Madonna santissima, buongiorno. Signora, lei mi è rimasta davanti alla finestra tutto il giorno? Ah, ho finito il rullino, ma che sfiga. Porco di quel porco, ok. A quanto pare qua la gente sta morendo in maniera alquanto bizzarra. Vedete che non faccio la stessa fine anch'io. Dimmi che c'è della legna, dimmi che c'è della legna. Ok,
Che sicuramente dentro avremo la classica stufetta da accendere. È scritto veramente se manca la legna in Canada. Buongiorno, chiudi. Porca di quella porca, non ci sto capendo niente. Cioè la signora mi è rimasta lì davanti alla finestra così tanto da rimanere congelata. O molto più probabilmente c'è qualcosa di soprannaturale qua. Oh, stufetta, stufetta, molto volentieri, perfetto. Ok, abbiamo trovato un altro punto di salvataggio. Sicuramente avremo qualcos'altro all'interno della casa. Ma concludo questo primo episodio qui. Oh mio Dio, questo gioco mi sta riempiendo di domande e non so cosa diavolo sta succedendo. Ma spero che vorrete vedere qualche altro episodio. Fatemelo sapere, mettete un po' di mi piace, commentate, ma soprattutto condividete, mi raccomando. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Kona. Ciao ciao! E si conclude questo primo episodio di Kona. Devo dire che parte molto bene. Siamo stati catapultati il nostro malgardo in questa innaturale cittadina immersa nella neve e nel ghiaccio. I suoi abitanti sembrano scomparsi o bloccati in queste strane strutture di ghiaccio. Cosa diavolo sta succedendo? Ma soprattutto, perché ancora non ce ne siamo tornati a casa? Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!